Martedì 19 aprile. Matteo 28, 8, 15. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. «Non temete», dice l'angelo alle donne. L'antica parola con la quale è intessuta tutta la storia della salvezza è sempre nuova e potente, perché viene incontro alla nostra fragilità e dall'interno ci dona forza, nuovo vigore. È il coraggio del presente, quello che, come canta il prefazio di oggi, ci viene donato in questo ritorno salvifico del mistero pasquale, quando l'umanità risorge, nasce la vita eterna e a noi è donato il principio di una gioia senza fine. È per questo che le donne, rinvigorite dalla forza del «non temete», possono essere inviate alla Galilea, a richiamare i discepoli a quel luogo da cui tutto prese inizio. Anche noi, come loro, siamo incontrati dal principio della gioia senza fine. Anche per noi diventa possibile quell'esperienza di cui parla Gregorio di Nissa. Non mancherà mai lo spazio a chi corre verso il Signore. Chi ascende non si ferma mai. Va da inizio in inizio, secondo inizi che non finiscono mai. Buona Pasqua!